Buongiorno, allora. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Ma non se va. Allora, diario, cominciamo dal diario. Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Allora, Max, la sfigata, 7-5-2010, hai letto bene, ti ho chiamato sfigata, sai perché? Perché ieri non sei venuta al concerto dei Firewalk. C'era addirittura Frank, il mio spacciatore. Mamma, se stai leggendo questo diario, sappi che Frank è il mio spacciatore e tu non dovresti leggere il mio diario. È stata la serata più bella della mia vita. Ho camminato fino alla vecchia segheria seguendo i binari del treno. Poi ho insultato un buttafuori idiota finché non mi ha fatto entrare. Che spettacolo i Firewalk. Una band del genere ad Arcadia Bay? Chi l'avrebbe mai detto? Fanculo Seattle. E poi ho un fantastico occhio nero come souvenir. Nulla di che. Mi sono imbattuta in un paio di viscidoni che ora dovranno rivalutare la loro virilità. Ah già, la ragazza più popolare della scuola è accorsa in mio aiuto. Tu cos'è che hai fatto ieri sera? Sfigata? Firewalk più Claw uguale Max. C'è altro a leggere? No. No. Ok, perfetto. Meglio leggere tutto così capiamo bene. Come ti alzi? Dica. Clo, ti devi alzare. Pronto? Pronto? Così. Buh. Allora... No, vabbè, non si alza. Aiutatemi. Clocco, come ti alzi? Forse dobbiamo leggere qualche altra cosa. Ok, foto. Hey, Max. Hey, Dad. Another day in paradise. Right? Ok, quindi, morto il padre, abbandonata dalla migliore amica, depressione totale. Last night. Seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? Smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Ok. C'è uno squalo. No, vabbè, io adoro i squali. Fun fact. Shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Perché te senti uno squalo? Cioè, sei cattiva e cazzuta. Allora, poster fantasy. Chi è? Khaleesi? Guarda, fai a pezzi. I used to dream of riding a unicorn as a kid. But then all the unicorns died. Ma fai a pezzi perché? No, ma non mi vado a farlo a pezzi. Mi ricorda Khaleesi del Trono di Spade, cioè. Allora, guarda. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Ok, guarda foto. Dad was so proud of me for winning that stupid science fair. Ok. Computer, guarda. One of these days I'm actually going to use you to do my homework. Ma quali compiti? Non vai più a scuola? Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Leggi. Allora, cara Miss Arcadia, hai sentito che i Firewalk verranno in città? Ho controllato tutti i locali, ma nessuno sa nulla, Sergio. Vuol dire che non hai controllato proprio tutti i locali. Non so niente però, app. Ok, tenetevi forte una festa privata. Non intendo che non siete invitati, ma che vi consiglio di starne alla larga. So che dicendolo vi ho più istigati che fatti desistere, quindi andateci a vostro rischio e pericolo. E abbandonate ogni speranza, voi che entrate, un po' come sul canale mio e di Ninni di Twitch. Avete mai sentito parlare della segheria? Della segheria? No, Miss Arcadia. Grazie, cazzo la segheria. Se andate non guardate nessuno negli occhi e se vi capita vedete di non abbassare lo sguardo. Se avete abbassato lo sguardo, perché mai dovresti iniziare proprio adesso ad ascoltare i miei consigli? LOL, guardami negli occhi, i miei occhi sono alieni. Che film cult, The Doctor. Di che stai parlando? Quello di... Che carino. Vabbè, questi sono tutti... Doniamo per i terremotati di Haiti. Vabbè. Successivo. Quelle erano tutte domande e risposte del rave della sera prima. A Claw Price, Victoria Cheese ha commentato una foto in cui sei taggata. Per vedere la foto clicca sul link seguente. What? I have feelings about this. Most of them are not good feelings.
Rachel, Firewalk, Trevor, che invidia, Victoria, sei uno schianto. Chi è la tua amichetta? Armond, Debra, qualcosa, Debra Borgen, credo. Fantastiche, bacetti, stupenda, tacci dentro. Chi è Debra? Quella nella foto con Rachel. Oh, Rachel, sei così bella, ti odio, bacini. E chi sarebbe questo Armand, buh. Ragazzi, quella è Chloe Price, Taylor, ma non avevi invitato Rachel alla tua festa di ieri sera? Mi stavo chiedendo dove fosse finita. Bruci di invidia. Oh no, non intendevo quello. La festa è stata divertentissima. Questa sì che è una conversazione intelligente. Ma insomma, non mi pare proprio. Basta. Damose. Foto di classe, guarda. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Vabbè, tutti i nomi della classe, bene, ci interessa poco. Dunque, guarda. I'd like to think my humor has improved with age. Perché non puoi essere più positivo? cioè, non si può, quando non si può, non si può. Allora, migliora, che vuol dire? Ah, Garfito? Better living through chemistry. Ok, vabbè. La sveglia. I'm perfectly capable of waking up without you, you know. Eventually. Ah, spegni e accendi. Vabbè, accendiamola, non si sa mai. Dunque, abbiamo detto che ci dobbiamo. La madò, ma quanta roba c'è. Poster. Mom said I was too young to go. She was wrong, and it was Sballatissimo. awesome. Apri. Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. Potere ai pirati. Beh, fa bene perché insomma, però. No alla pirateria. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Guarda, li ho conservati tutti, però devi assolutamente cancellare quella foto dove sto ballando. Solo tu potevi convincermi a lasciarmi andare in quel modo. Buon secondo mesiversario, Elliot. Vabbè. Skateboard. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Ok. Cappello da pirata. I bet Long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. Nice one, Chloe. Mom's gonna love the new look. Questo è il cappello di John Silver, famoso pirata. How do I want to express my teenage angst today? Ok, vestiti. Come se potevamo vestire? Corvo. Vabbè, possiamo uscire sul corvo. Dai. Ma se va, chiude sta. Basta, vabbè. Ah, cambia. No, come cambia? No, ho sbagliato, mannaggia la miseria. Rimettete sto corvo, tanto non me cambia. Esci così, brava. Porca puzzola, ma sta Really musica da should dove get viene? going. Vaffallora, dovevo spegnere prima, porca puzzola. Mannaggia la miseria, oh vabbè. Allora, abbiamo fatto tutto, cassetto, va, va, va. Di qua pure. Vabbè, damose. Possiamo uscire? Dica. No. Shit, where's my phone? Ma che ne so. God, it's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with mom's. Mi devo ricordare. Okay. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Di spegnere tutte le radio, porca puzzola. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to.
Ok. Qui c'è qualcosa da leggere, guardare. No. Damo sede qua. Questa è la camera della mamma. Me la ricordo anche dal primo armadio, niente. Anello. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine, if I'm ever stupid enough to get married. Successivo. Grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait, Mom's selling her engagement ring? Valutazione del banco dei beni di Arcadia, contanti assicurati, anello di diamanti. Questa è solo una stima, vabbè. Banco dei beni, si è messa male la mamma, poveretta. Can't believe I used to sneak in there for her makeup. Una volta. Collana. I made this for mom when I was like 10 years old. If she wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. Cassetto. I hate that she hides all our old pictures of dad. Metti sul coma, beh, ma sicuramente ci starà male, la mamma pure, cioè. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Abbiamo sbloccato, boh. Ok, armadio. Nada. Guarda. Dad, if you could see us now. Va bene. Telefono. I should call my phone. Ah, ok, quello è nel cellulare della mamma. Allora, prima apriamo i cassetti. Ahia! Ah, Mom! Bad enough that David comes here for dinner. Ok, guarda. Mom's finally making her bed again? I guess that's a good sign. Allora, prendiamo il telefono, chiamiamoci, va? How can mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Ma che ne so, indietro? Ma non chiami? Boh. Ma chiama da sola. Vabbè, aspetta un attimo, però che voglio. Sounds like my phone is definitely nearby. Sì, allora, libero. I want mom to be happy, but not like this. Not L'amore like this. dopo una perdita, una guida per perdonarsi e andare avanti. Andiamo bene, mamma mia, che depressione. Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Ok, cassetto. Si apre, sì, vai. It's weird that mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Ma pensa se erano riviste porno, visto che di là ci stanno i preservativi, no, cioè, posso dire. Qui niente, no? No. Damose, da dove viene? Bagno, qui? No. Qui? No. Ah, al All right, bagno. phone. Don't No, che sta? exhaust. Nella tazza? No. Ah, no! Ugh, I drank way too much last night. There we go. Wonder how many calls I've missed. Allora, un po', due messaggi. Clo, vieni a casa all'ora che abbiamo concordato. Ci saranno conseguenze, Carla. Vabbè. Poi, nuovo messaggio da Elliot. È la terza volta. So già tutto.
Hai finito i compiti di chimica? No. Ma se non va a scuola? È la terza volta, so già tutto, vabbè. E basta. Ma a posto. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah, okay. Ok. I think I saw mom's purse in her room. Asciugamano. The preferred towel of Captain Bluebeard, scourge of Arcadia Bay. Armadio delle medicine, apri. Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Figo, intenso ma discreto, tinta per capelli, nocciola luminosa, copertura a lunga durata per i capelli bianchi, senza ammoniaca. Oh mamma mia. Ma cos'è? Non c'è nient'altro qui interposto? Nope, damose. Allora, abbiamo detto che queste porte non si aprono, questa dovrebbe essere la camera di Clocklo. Sì, perché siamo di là. Il quadro abbiamo. Andiamo allora. Damose, Clocklo. Vai di sotto. Wait, mom wanted me to bring her purse. Ah, la borsa. In camera. Sorry. Ed era la. Oh, can you grab my cell phone too? No more dawdling. I need to talk to you. Ci deve fa. That really makes me want to hurry. Ci deve far cazziatone, damose. Coming, mom. Finally, you can put my purse on the dining table. You might still have time for breakfast if you hurry. Dining table, here I come. Ok, allora. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. Non ne ho idea, guarda. David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. He's pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms. No, l'abbiamo visti veramente, Clocco. Mi spiace deluderti, vabbè, accelerare un po' il passo. Sì, allora qui nada. Diamo un'occhiata in giro. Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Fiera del lavoro, le agenzie di collocamento sono qui per te. Come scrivi un buon curriculum, consigli sulla carriera. Bene. È pure disoccupato questo. Vabbè. Posta. Any letter from Blackwell is never good. Apri. Is mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Arretrati. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Si prevede di versare la somma indicata entro 30 giorni dal ricevimento della presente. In caso contrario, il conto verrà considerato insolvente. Grazie. Futuro manca dell'eccellenza. Vabbè, Clocco, però non si fa, eh. La mamma fa tanti sacrifici per mandarti a scuola. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Capitan Claw Barba Blu, il flagello di Arcadia, è il suo primo ufficiale Long Max Silver. Long John. TV. Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. I would have gotten this bad boy in my room. Ma no, ma fatti uno schermo piatto, Clocco, non c'abbiamo una lira. Family pic used to hang here. Wow. I can't actually remember which one. Brutta cosa. Hard to believe I was an eighth grade science athlete. Did I peak in middle school? Guarda che cos'è. We're already supporting one. Thanks. Sostieni i nostri veterani. No, grazie. Allora. It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me. So, nobody's fault, really. Giusto, giusto. Macchia di vino. From when Max and I spilled Mom's wine,
I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. Made that for Mom in an art class when I was like 5. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait, those aren't Mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? Ma, vabbè, chiaramente ha dormito qua, quindi ci stanno pure le chiavi sue. Te ne devi fare una ragione, tua mamma si è rifatta una vita. Feeling trapped? Right there with you. Vabbè, basta. Cloclo. Little dude's like, what the hell just happened? Infatti, cioè, posso dire. Giornali da pranzo. Shoot. I was hoping David could get a job on a container ship. To Japan. Venerdì 7 maggio, il cantiere navale chiude i battenti, nonostante Sean Prescott, no, l'imprenditore edile, avesse promesso al momento dell'acquisizione del cantiere navale che i tagli a personale sarebbero stati minimi, ha annunciato questa settimana il termine dell'operazione con effetto immediato, con una mossa che non sorprende affatto i cittadini di Arcadia Bay. La fondazione Prescott ha anche liquidato il piano pensionistico dell'associazione dei lavoratori portuali. Michelle Kinsey Robertson, avvocato della fondazione, ha dichiarato quanto segue: è nostro diritto utilizzare tali fondi per ripagare le perdite finanziarie subite a causa dei debiti dell'associazione. Sean Prescott non ha rilasciato alcuna ulteriore dichiarazione. Ho letto malissimo, ma va bene lo stesso. Why do I suddenly want to get some fireworks? È stato dichiarato uno stato di allerta incendi ad Arcadia Bay, multe raddoppiate per l'uso illegale di fuochi d'artificio e falò in aree non autorizzate. This is Principal Ray Wells. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Retta alle stelle, ci tengo a precisare che l'incremento della tassa semestrale non è dovuto a problemi finanziari, ha dichiarato il preside Ray Wells. Vogliamo semplicemente essere in linea con le tasse delle accademie di prestigio simile al nostro per mantenere la nostra competitività inalterata. I genitori della Blackwall investono nei loro figli, non in case per le vacanze. Well vuole inoltre sottolineare che, oltre alle borse di studio meritocratiche, vinte quest'anno da Stella Hill e Brooke Scott, entrambe al loro secondo anno, il programma di borse di studio per le famiglie nella fascia di reddito più bassa continuerà a essere valido per gli studenti che dimostreranno eccellenza accademica. Bene, damose. Tavolo da pranzo. Ci mettiamo la borsa. Chloe, I don't have all day. Would you get over here already? I should see what Mom wants before she strokes out. Sì. Qui abbiamo visto tutto, sì. Mi pare di sì. Vabbè, andiamo da mamma, va.